Pronto? Mi ha fermato la finanza. Mi hai fatto un controllo. Manghi i camere. Sì, che la pubblicità me l'ha dato, il biglietto è forte. Usavano nomi in codice per non svelare il giro di tangenti al porto di Salerno. Queste le intercettazioni che hanno portato a 69 misure cautelari e 39 arresti. Ordinanze emesse dal GIP della Procura di Salerno ed eseguite in tutta Italia da oltre 250 militari della Guardia di Finanza impegnati nell'operazione Tortuga. Nel mirino funzionari doganali, personale sanitario, spedizionieri, dipendenti di società a lavoro nello scalo. Un sistema di ruberie e corruzione che ha travolto l'ufficio doganale, coinvolti il direttore ad interim, il vice direttore, ma anche due avvocati del Foro di Salerno, un dipendente del Ministero della Giustizia e un militare della Guardia di Finanza. Sono indagati a vario titolo per corruzione, peculato, falso, contrabbando e traffico internazionale di rifiuti speciali spediti all'estero, circa 60 tonnellate. L'inchiesta partita nel 2018 ha portato a perquisizioni nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Caserta. Scoperchiata un'organizzazione consolidata, come spiega il procuratore capo di Salerno. L'attenzione del fenomeno non riguardava delle singole mele marce, ma che era un po' una prassi, il senso un po' veramente di impunità. I vertici dell'ufficio doganale di Salerno hanno continuato, quindi anche pienamente a conoscenza di, dello svolgimento di indagini. Dal porto spariva anche merce di poco conto, tutto sotto gli occhi elettronici delle telecamere nascoste dagli inquirenti. In sostanza, il transito era fittizio proprio perché veniva falsamente registrata come avvenuta la registrazione doganale. Quindi la merce appariva come uscita dal punto di vista documentale, in realtà il transito attraverso la visione delle telecamere non era mai transitato.